Banca Popolare di Vicenza e Associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova rinnovano l'accordo a sostegno delle imprese associate. La sottoscrizione è avvenuta questa mattina nella sede di API per un impegno che prevede, in estrema sintesi, linee di finanziamento a condizioni agevolate per il supporto, la gestione e la capitalizzazione aziendale, soluzioni innovative per l'operatività aziendale e prodotti della gamma, sempre più conti correnti a condizioni riservate alle imprese associate. E un approfondimento dedicato a questo argomento lo potete seguire nella rubrica Primo Piano, in onda subito dopo il nostro telegiornale. Banca Popolare di Vicenza e Associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova rinnovano l'accordo a sostegno delle imprese associate. La sottoscrizione è avvenuta questa mattina nella sede di API per un impegno che prevede, in estrema sintesi, linee di finanziamento a condizioni agevolate per il supporto alla gestione e alla capitalizzazione aziendale. Soluzioni innovative per l'operatività aziendale e prodotti della gamma Sempre Più, conti correnti a condizioni riservate alle imprese associate. Una cosa in particolare mi piace molto, quello di mettere a disposizione degli associati o di chi avesse l'esigenza le technicality della nostra banca riferite al discorso dell'estero, dove sull'estero siamo nella condizione di poter andare vicino alle banche, diciamo, del partner industriale, diciamo, delle aziende mantovane, e con la banca estera poter costruire in certi paesi, ad esempio cito il Brasile, se ben ricordo, piuttosto che la Cina, costruire delle partnership con quelle banche per poter costruire la struttura delle operazioni finalizzate quindi all'esportazione, che possa avvenire nei tempi e con le tecniche previste dai contratti presenti. Negli ultimi 4 anni la Banca Popolare di Vicenza ha sostenuto il sistema imprenditoriale mantovano erogando finanziamenti per 45 milioni di euro, di cui il 60% destinato alle PMI. Sul territorio virgiliano sono circa 3.500 i clienti della banca. È una cosa a livello anche tecnico che noi possiamo poi sviluppare nel corso dell'anno prossimo, con anche l'aiuto dell'associazione che sta promuovendo proprio anche un cambio di cultura del credito all'interno dell'azienda, e quindi abbiamo bisogno di specifiche tecniche come possono esserci all'interno di questa convenzione, e dalle quali partire e sviluppare vari temi come l'estero, come la gestione, non so, delle spese bancarie, conto corrente. Ricordiamo che API Industria annovera oltre 500 aziende associate con circa 12.000 addetti.